Io mi sono diplomato nel 2019 al Carlo Emilio Gadda di Paderno con indirizzo grafica e comunicazione e al termine del mio percorso ho avuto modo di interfacciarmi con un po' di professori per chiedere, però ho cercato più io in autonomo. Le opzioni che mi erano presentate erano o fare l'università di design, però essendo una parte che non è che mi interessava troppo come materie, ho preferito optare per una professione un po' più tecnica, un po' più pratica. Ho scelto l'ITS Angelo Rizzoli, un corso di Packaging Specialist. L'ITS sta per Istituto Tecnico Superiore, è un corso di studi di 2 anni dove si frequentano sia materie pratiche che materie più di studio. Si affronta con lezioni in presenza e sia lezioni smart, e l'attestato che viene rilasciato è un attestato di tecnico superiore per la specializzazione che viene scelta. Già con l'ITS sono presenti degli stage formativi in azienda. Nel mio caso ho fatto stage formativi in aziende di stampa dove ho potuto applicare e vedere con mano il mondo del lavoro e le competenze che mi venivano insegnate. Successivamente, per conto mio, ho lavorato come grafico pubblicitario per varie campagne social, poi ho iniziato un altro percorso lavorativo che è quello odierno. Al momento lavoro nella Mondadori Education a sede a Segrate e mi occupo nello specifico della creazione di preventivi tecnici per i libri scolastici della Casa di Agostini. È un lavoro normale di 8 ore con la possibilità dello smart working 2 volte a settimana. Un percorso di studio come il mio è fatto per una persona che è curiosa, si vuole mettere in gioco e soprattutto è una persona che magari non ha proprio voglia di studiare e basta una materia teorica, ma vuole anche una materia che sia pratica. Del mio percorso di studi non cambierei molto, perché, anzi quasi niente, anche perché mi sono molto informato dopo il diploma e la scelta, secondo me, per quello che potevo essere io era la più idonea e si è anche rivelata la più giusta dopo averla conclusa. La materia che ho studiato e che comunque applico nel mio lavoro è una fonte di passione, poi sicuramente senza quella non sarebbe lo stesso lavorare dove sono adesso. Spero sempre motivato, sempre contento di quello che faccio e chissà, magari o in un'altra azienda o comunque sempre in un'azienda che mi dia la possibilità di esprimermi al meglio per le materie che ho studiato.